Eccoci qua ragazzi, secondo video. Oggi lo facciamo sul personaggio e l'inventario. Allora, qui si apre un mondo di oggetti, un mondo di possibilità, ognuno è libero di giocare a modo suo e questo gioco vi lascia liberi di fare tutte le vostre tattiche, di provarle tutte, eccetera, eccetera, eccetera. Partiamo dall'inizio. Allora, intanto partiamo dal primo menu, overall. Qui ci sono le solite statistiche, quante volte, quante raid avete fatto, quanti siete sopravvissuti, eccetera, eccetera, quante volte siete usciti troppo presto, poi magari lì ne facciamo una discussione a parte, eccetera, eccetera, solite cazzate. Gear, questa è la schermata più importante per voi, quella che userete più spesso fuori dal gioco. Qui deciderete cosa portarvi in ogni raid. Nel senso che quando voi entrerete in game vi dovrete portare degli oggetti dal vostro inventario, che è questo qui alla nostra destra. Naturalmente, se morite, essendo uno sparatutto hardcore, perderete tutto. Quindi dovete stare attenti a come moddare le armi in base al vostro stile di gioco e cosa portarvi dietro ogni volta. Allora, cominciamo da sinistra. Allora, qui abbiamo tutto il nostro personaggio con tutte le sue possibili slot, diciamo, da poter riempire. Quindi possiamo mettere la pistola, possiamo portare due armi principali, primarie, ok. Qui abbiamo, questa è il giubbetto antiproiettili, poi abbiamo il tactical rig dove possiamo mettere eventuali munizioni o caricatori, elmetti, coperture per il viso, occhiali, queste sono più estetiche più che altro. Qui ci potete mettere il microfono con cuffie, eccetera, eccetera, il visore notturno, queste cazzate qui. Poi avete il backpack che potete avere o non avere, nel senso che ve lo dovete comprare, non c'è sempre, anche questo perderete. Qui perderete tutto fuorché questo qui è il container dove se voi mettete degli oggetti rimarranno sempre con voi, quindi potrete, anche se morirete durante il raid, perderete tutto questo qua tranne la roba che mettete qua dentro. Quindi se voi lottate qualcosa di importante o che comunque vi serve per fare una quest, eccetera, eccetera, basterà trascinarlo all'interno. Nel momento in cui morite, tornate fuori, la roba all'interno di questo stash la troverete. Allora, beta container, alfa container, gamma container. In base al pacchetto che voi comprerete avrete più o meno spazio sull'inventario e avrete il container safe differente. Allora, l'alfa container per i primi due pacchetti, 4 slot, 2x2. Beta container, terzo pacchetto, quindi parliamo del prepare to escape. Gamma container, il pacchetto quello da 150 euro circa, quello con anche il season pass, ed è 9 spazi 3x3. Allora, oltre a questo, cosa possiamo dire? Ci sono un sacco di possibilità sulle armi, nel senso che sono completamente moddabili. Per moddabili cosa intendo? Apriamone una a caso. Vedete, lì potete mettere i vari supporti ottici, le varie, qui c'è con slitto o senza slitto, abbiamo un altro tipo di coso di supporto. Qui potete cambiare l'impugnatura con più o meno grip. Qui abbiamo i vari RIS, cioè le parti queste qui tacchettate dove possiamo noi attaccare i nostri oggetti. Ce ne abbiamo uno a destra, uno a sinistra, uno sotto. Vedete, questo è riferito al sotto, questo qui è di lato e poi ci dovremmo avere anche questa a sinistra. Tipo ad esempio se noi qui lo vogliamo spostare dall'altro lato, eccolo qua. Spingifiamma, potremmo mettere silenziatore, diversi tipi di rompifiamma, eccetera, eccetera, manici, calci, tutto quanto. Addirittura i caricatori, possiamo scegliere sia i caricatori che i colpi. Allora, colpi, qui si apre un mondo perché ce ne sono veramente di tanti tipi e qui ognuno gioca a modo suo. Io preferisco i colpi veloci, però ci sono colpi perforanti, colpi più lenti, più veloci, c'hanno un sacco di statistiche diverse. Prendiamo ad esempio trading, prendiamo proprio, ecco, guardate, anche qui solo per
pistole 9x18, quanti tipi di colpi ci sono. Basta fare inspect, poi vi dice, vedete la velocità, che tipo di calibro, e qualche volta qua sotto ci sono scritte altre informazioni utili. Vedete qui 890 metri al secondo. Ecco, io ho registrato su queste 890 metri al secondo perché preferisco anticipare meno il colpo, quindi più sono veloci meglio è. Però ognuno gioca a suo modo, qui ci sono silenziatori, eccetera, eccetera. Ad esempio, torniamo sul nostro character, vediamo ad esempio un po' di armi veramente fatte bene. Eccolo qua, questa è una K veramente moddato, guardate gli spazi che ci sono, guardate le cose che potrete cambiare. C'è veramente, veramente un'infinità di oggetti. Ah, vediamo invece l'M4, anche l'M4, tanta roba, col caricatore a 60 colpi, ottica 4x, tanta roba veramente. Che altro possiamo vedere? Allora, qui più o meno ci siamo. Colpi, sì. Ok, qui vabbè, fare i pacchetti, questi qua per curarvi, eccetera, eccetera. Elmetti di vario tipo, che altro c'è? Vabbè, vari kit per le modifiche, ottiche, non ottiche, vari mitra, ok. Andiamo avanti. Allora, questa invece è la schermata che vi servirà di più in gioco, perché qui su questo gioco è simulato abbastanza bene il danno, diversificandolo in base alle parti del corpo, nel senso che se vi colpiranno sul braccio sinistro diventerà rosso solo il braccio sinistro, fino a diventare nero, cioè quando la vita scenderà a zero e sarà più inutilizzabile, quindi non potete più curarlo, non potrete fare più nulla. Se si rompe l'osso dovete usare lo splint. In caso di rottura di osso vedrete qui una frattura, proprio vedrete l'osso diviso a metà, e lo splint serve per sistemare il braccio a livello di fratture. Bandage nel caso in cui voi aveste del bleeding, del sanguinamento, vi possono colpire il braccio, magari non vi tirano giù completamente la vita, però potrebbe iniziare a sanguinare. Il sanguinamento abbassa la vita totale del personaggio, quindi scenderà la vita complessiva di tutto quanto il nostro corpicino. Quindi mi raccomando, il bandage portate sempre dietro. Se per caso scende un po' la vita, che ne so, siamo a 30 su 60 su un braccio, eccetera, eccetera, utilizzerete i medikit, vari formati, questi sono tutti i medikit. Per curarlo, tirarlo su, basterà semplicemente trascinarlo sopra oppure cliccare e fare use. Molto semplice. Le gambe ad esempio si diventano nere, una delle due diventa nera, non potrete più correre, tutte e due diventano nere, potrete camminare solo lentamente. Poi cos'altro abbiamo? Le skills non ci sono tutte, come potete vedere queste qui ancora non sono state sbloccate, queste si fanno giocando, questa ad esempio riduce la probabilità di iniziare a sanguinare. Allora, vediamo un altro. No, questa è la corsa, aumenta la corsa del 18%, stamina serve per saltare, correre, tenere il fiato mentre dovete sparare, insomma. E va bene, questi aumenteranno combattendo, andando in giro, facendo i raid, eccetera, eccetera. Mappa, adesso questa ci ha aperto la mappa di Factory. Qui vi potrete fare annotazioni, vedete create marker, potete scegliere e modificare la vostra mappa, personalizzarla, magari trovate un punto dove ci sono delle casse di loot, non ve lo ricordate, magari soprattutto all'inizio prendete, create il marker, lo chiamate cassa 1, lo mettete magari importante, save, eccolo qua, cassa 1, sapete che qui c'è la vostra cassa, molto utile, molto carino, soprattutto all'inizio. Le missioni qua vi fa vedere invece quali missioni sono attive, quali oggetti delle missioni ci avete in questo momento con voi. Questi oggetti non si potranno perdere. Bene ragazzi, per ora è tutto sull'inventario, sul modding. Buon divertimento, divertitevi, non vi fate spaventare da tutti quanti gli oggetti che ci sono, perché ci sono veramente tanti. Ciao ragazzi, ci vediamo in game.